Allora, rieccoci. Çalhanoğlu oggi ascoltato negli uffici della Questura di Milano in merito appunto all'inchiesta doppia curva, ha rilasciato insomma delle dichiarazioni che vanno nella direzione un po' di quello che gli viene contestato, e cioè che questi incontri, ci sono delle intercettazioni, no, in cui si dice che Çalhanoğlu sarebbe andato fuori a cena. Lui nega di aver fatto queste cene, però dice una cosa importante. Dice Çalhanoğlu, vedevo gli ultra, ma la società mi aveva detto di non farlo. Lui dice che li vedeva per una questione di riconoscenza, perché la Curva Nord aveva esposto uno striscione a febbraio 2023 vicini a Siria e Turchia, Çala uno di noi. Lui per riconoscenza, in seguito a questo striscione, ha intrattenuto dei rapporti che però la società non voleva che ci fossero. Parto qui dall'avvocato, Lavia. Voglio capire, insomma, se... Ma non ha già parlato tanto, no? Però è avvocato, su queste cose, il suo pane, insomma. Concentrati bene sul tuo lavoro. Max, no, voglio capire, perché il regolamento, no, della giustizia ordinaria, ovviamente, è una cosa. Poi c'è quello, però, della giustizia sportiva. La giustizia sportiva dice che i tesserati non possono avere rapporti con il tifo organizzato. È vero, però qua... Lui dice la società non voleva che io partecipasse a questi incontri. Qua c'è però un tesserato che però, cioè, diciamo che solleva la società dall'eventuale responsabilità, perché dice sono io personalmente che ho assunto, tra virgolette, questa responsabilità, poi ripeto, di avere il rapporto con i tifosi per questi motivi che tu hai elencato. La società nulla aveva a che vedere con questi incontri che io avevo con i tifosi. Lui pertanto, ha ammesso di essersi incontrato con Marco Ferdico e Antonio Bellocco. Antonio Bellocco, sappiamo, è stato ucciso da Andrea Beretta. Poi è chiaro che dal punto di vista, ripeto, sportivo, bisogna anche, secondo me, andare a verificare qual è il tipo di impatto in questi incontri e di cosa si parlava, perché effettivamente, nel senso, cioè, perché adesso è impossibile che i giocatori dell'Inter, i giocatori del Milan, i giocatori della Juventus o chiunque non possono incontrare i tifosi, e questi erano i capi tifosi ultra, insomma, che sostenevano la società, e quindi era, secondo me, pressoché impossibile che i giocatori dell'Inter non avessero nessun contatto con questi tifosi. Quindi bisogna vedere anche che tipo, qual è la peculiarità degli incontri che avevano. In questo caso, quindi, secondo me, da questo non può emergere alcun coinvolgimento della società in relazione anche alla... Beh, lui in quello che ha detto scagiona la società, secondo me volutamente, cioè è una cosa... Cioè non può dire che non li ha mai incontrati, perché secondo me è un dato oggettivo che secondo me non si può evitare, però è vero che dice che la società non voleva che li incontrassi. Non è la società che caldeggiava questi incontri, e dice anche di non aver mai subito né pressioni né ricatti di nessun tipo, quindi... Queste sono le dichiarazioni di Çalhanoğlu, che ovviamente tengono più o meno la linea di tutti. Marcello, mi pare, non creda molto, vedo che si agita. Marcello, dimmi. Cioè, no, ma scusate, allora, questa secondo me è una dichiarazione che gli è stata detta di dire. Tu oggi, mi raccomando, quando vai all'interrogatorio, di questo e questo, e lui lo ripete. Perché tutto questo, caro Çalhanoğlu, cozza con quello che abbiamo visto nei video è non riportato da giornali o sentito le intercettazioni, video di Barella che il giorno dello scudetto va a aprire i cancelli della curva, fa entrare tu con me nello spogliatoio, dove c'è anche Çalhanoğlu, dove c'è Lautaro, ci sono tutti e festeggiano lo scudetto. Questo cozza anche il giorno in cui vincono la Coppa Italia, che tutti vanno a portare la Coppa a Bellocco e i suoi amici sotto la curva. Cioè, quelle cose lì sono state tutte autorizzate dalla società o non autorizzate? Ce lo spieghi, no? Però quelle cose, Marcello, non sono festeggiamenti. Parliamoci chiaro, Come ha detto Ruffo, nell'ultima intervista che gli ha fatto Giletti, cioè, vorremmo sentire una volta tanto anche l'opinione della società, non che non c'entravamo nulla, siamo parti lese. No, vogliamo sapere proprio com'era la situazione, perché tutto questo che fate dire ai giocatori cozza con quello che abbiamo visto e che abbiamo sentito. Però se andiamo a fare, cioè, allora andiamo a riprendere, non so, gli episodi della Juventus che andava a festeggiare, non so, la Coppa Italia piuttosto lo scudetto con i tifosi, se andiamo a prendere i vari tifosi che
purtroppo, non magari o per fortuna, ricordo, cioè, non ricordo. Cioè, Vabbè, ma a parte questo, anche cioè, perché loro ti avevano, no, ma le robe di campo, cosa vuol dire? Allora, esatto, le robe, sono due piani molto di campo, diversi, secondo me. Scusa, ma sì, non mischiamo le robe, i festeggiamenti, esatto, è non quello che sto mischiando. Dicendo, i festeggiamenti sono una cosa È quello che e non dicendo. possono costituire un sospetto. Poi il resto non lo so, nel senso che comunque Come non è che i c'era festeggiamenti? No, bisogno. no, 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 un attimo. Un conto è il festeggiamento che io invado il campo, no? Invado il campo come si fa, si è sempre fatto, vado lì, mi faccio dare la maglietta, festeggio, faccio il selfie. Un conto è Barella, forse te lo sei perso. Forse te lo sei perso. Barella che va dagli steward e gli va a dire aprite il cancello. Entra e poi lo steward gli dice chi è che vuoi far entrare? Tu, lui e lui, e tutti che se lo abbracciano e se lo baciano, e poi lui se li porta fin nello spogliatoio. È un festeggiamento normale quello secondo te, Paolo? Fabio? No, Ma è un no. festeggiamento abbastanza normale in realtà. Se Poi, vogliamo farlo se passare vogliamo per. andare Va a dietrologia, dietrologia, no, non mi aspettavo altro dal dietrologo complottista Piangina Lamentoso Clinico. va Allora, il benissimo tema tutto, reale è che va se vogliamo andare bene. ancora a monte ad Adamo ed Eva e partire dal discorso del presupposto che non bisognerebbe avere rapporti con certe persone, è un altro paio di maniche. Ma che ci siano determinate persone che sono i capi tifosi riconosciuti e in caso di vittoria importante, scudetto Coppa Italia, li fai accedere per i Non va bene, festeggiamenti, è Fabio. No, sempre va bene, non successo ti seguo. No, 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 dappertutto. Poi, Fabio, non ti per seguo. Marcello, No. quando lo fa l'Inter, diventa un caso che non la mandano in Serie B solo perché sono d'accordo con Gravina, eccetera, eccetera. Ma nella non fare realtà questo dei giochetto. fatti, No, è sempre Fabio. No, successo con Fabio, tutte non le fare questo squadre ogni giochetto. volta che hanno vinto qualcosa. Non fare questo giochetto scorretto, perché tu sai benissimo che io non ho mai difeso gli ultra della Juventus che facevano certe cose. Quindi non farmi Ma non c'è questo bisogno di giochetto a me, difendere gli perché ultra o non come difendere gli ultra, sbagliavano i giocatori della Juve a fare certe cose? che Perché la scusami, squadra no, cos'è si dedichi questa ai cosa? festeggiamenti assieme ai Scusa, capi però fai ultra, parlare anche sì, me. No, fai può parlare anche me, piacere o non scusa. piacere, No, ma è una fai cosa parlare anche abbastanza me. No, normale fai e che è parlare anche me, sempre successa scusami. da parte di tutte le Allora, squadre. Marcello, E non finisci, va poi voglio bene. sentire E non Evaristo va su questo bene. argomento. Perché un conto è dire, allora scusami, allora pretendo anch'io di andare a festeggiare con i giocatori della mia squadra quando c'è Vai, che si è vinto qualcosa. se ti No, no, conoscono perché non mi abbastanza da vengono a chiamarti e chiamare. farti entrare No, in campo, vai. non fare il furbo. Non mi vengono a chiamare a me e dire vieni con noi. Non mi vengono a chiamare. A Perché non loro ti li vanno a chiamare e conoscono. vanno a chiamare, guarda caso, solo quelli che tu Perché dici li adesso. conoscono, cioè No, siamo perché sono sempre i lì. capi. Sono i capi di cosa? Sono i capi di cosa? Ma Sono i sono i capi del capi tifo. dei Io club, non mi sono faccio andare da l'organizzata, voglio nessuno. dire. Io non mi faccio Allora, andare da nessuno. è una questione abbastanza normale, voglio dire, se l'Inter Non è dovesse vincere normale. uno dei prossimi trofei e in uno dei box Non è a normale. bordo campo c'è Beccalossi che è lì a vedere la partita, puoi star sicuro che qualcuno che gli dice di andare in campo a festeggiare c'è, perché è uno Sì, va conosciuto. bene, ma Se di la fai fianco troppo c'è. facile, tu Ma la lui fai troppo stai facile. dicendo che Chierico non lo È conosce tutto nessuno. normale. Esatto, Sì, questo è un problema a suo. parte Becca, voglio sentire quello, Becca. io l'ho provato perché sono arrivato a Milano a 22 anni, quindi sono qua. Ci sono delle cose, e anche adesso io sto andando in giro per gli Interclub con il mio libro, Sì. così. Quindi tu sei disponibile, saluti, conosci, poi secondo te vai a vedere cos'è, cosa non è. No, quando tu ti dicono vieni a salutare, vai a salutare. E ci sono delle cose che puoi fare, altre no. Però adesso sembra che uno frequentava questo, frequentava quell'altro, non è. No, ci sono i biglietti, Becca, dai, abbi pazienza, dai, non ridicolizziamo tutto a queste cose qua, sembra che andiamo nei club, Non ma sto certo, tu vai nei ridicolizzando, club a Marcello. incontrare i Tu non. tifosi, a portargli il libro, dai, questi qua non è che andavano a incontrare e gli portavano il libro se ne fregano, con questi qua volevano i Scusa. biglietti, Però c'erano il traffico Ceranoglu non è indagato per Quello andare sui non è biglietti, mi indagato, sembra. sì, Marco. ma Sì, io No, diciamolo perché sennò poi rischiamo, no, sto di magari. Ceranoglu. Quindi Io no. è 40 anni che sono a Non Milano, dico di credo di aver Ceranoglu. lasciato un buon ricordo con i tifosi, quindi lo ripeto, Ma sì, ho ma è un'ottima. un'altra cosa, il tuo è Esatto, un'altra cosa. difatti io sto. Poi dopo non mi sono mai messo i biglietti e altre cose. Io sto Tu, parlando a punto, livello di tifosi, Che c'è rapporto? un rapporto di. C'è la gente.
ti raccomando, fai il tifo per me, chiama il nome, quelle cose lì sono cose di campo, poi le altre cose, credimi. Ma quelle sì, quello che abbiamo letto in questi giorni sui giornali non sono cose di campo. Ti invitavano ai club, sono cose di campo. Quindi andavi al club, parlavi, cioè, tu dici c'è la Noglu della situazione, cioè, viene coinvolto, no? E no, ma è meglio che poi che va a ringraziare perché ha fatto lo striscione anche, lui. Però contesto, se dopo da lì dipende anche vai da determinati a certo. la cosa, livelli e dalla, passatemi il termine, conoscibilità. Cioè, prendiamo due nomi della nostra redazione, Matteo Mosconi per il Milan e il nostro Borrelli per l'Inter. Sono due figure... Sono, intervistano i giocatori, gli allenatori, fanno le telecronache delle squadre, eccetera. Se si trovassero a bordo campo a una partita del Milan o dell'Inter che vince un trofeo, è molto probabile che qualcuno dell'entourage della società o dei giocatori, riconoscendoli, li chiami in campo. Questo non vuol dire che siano due pericolosi delinquenti. Poi Borrelli e Mosconi lo sono, ma questo è un altro discorso. Però il fatto è che vengono invitati in campo... È un esempio inappropriato. Per il fatto che sono... Ma è un esempio inappropriato perché non piace a te, ma è l'esempio vero di quello che succede. Determinate figure che sono conosciute vengono invitate in caso di festeggiamento perché i giocatori della società li invitano. Mosconi e Borrelli sono due giornalisti, due personaggi televisivi conosciuti che frequentano le conferenze stampa. I tifosi sono personaggi conosciuti Nello si fanno riconoscere i capi tifosi, Marcello, non televisivi, ma sono personaggi conosciuti dai giocatori delle società, perché come ti ha spiegato adesso De Calossi, li incontri nei club, li incontri alle cene, eccetera, eccetera. Parliamo anche un po' dell'Inter versione campo, visto che domenica andrà a Roma, partita delicata. C'è la tegola Zielinski, che poteva essere sicuramente molto utile nel turnover di una settimana, che vedrà l'Inter giocare con la Roma, poi con lo Young Boys e poi con la Juventus, quindi una settimana importante questa. Questa è anche un po' sfortuna, perché lui nella Polonia aveva anche fatto gol, stava bene. No, sta bene, si vede che sta bene, ma non è ancora riuscito a trovare il momento giusto per far vedere il suo valore reale. E ora questo problema muscolare magari ti rallenta ancora, no? Sì, però ci sono talmente tante partite che non è... C'è dispiace perché lui era pronto proprio anche a ruotare come gli altri. È un giocatore importante e bravo. Però ci sarà sicuramente la possibilità perché, credimi, a me piace molto. A Napoli era un titolare fisso. Sì. Vediamo il calendario dell'Inter, vediamo un po' che partite aspettano l'Inter... In questo periodo, in campionato si parte subito con Roma e Juventus, quindi subito due big match. In mezzo c'è la trasferta in Svizzera, poi Empoli, il Venezia e poi altri due big match, uno in Champions con l'Arsenal e uno in campionato con il Napoli. Paolo, dicevi prima che ci sono anche già qualche nome... No, delle chiavi di lettura su quello che potrebbe fare... Cioè l'Inter a gennaio, nel senso che stanno cercando di provare a mettere dentro un difensore, e nel senso che praticamente, nonostante, prova a finire di parlare, nonostante Beccarossi stia facendo casino. Paolo, non fare per... Gli ha spiegato che siamo in diretta. Siamo in diretta. Ma lui pensava di essere ancora all'intervallo. Rispondo alla domanda di Becca così. Ma no, professore. Young Boys. Non fare il casino. Berna, in Svizzera. Perché gli ho chiesto lui dov'è Young Boys. E lui non lo sapeva. Ma secondo te torniamo sul mercato. Io lo vedrei bene su robe tipo cabaret, come si chiama, c'è le trasmissioni? Ha un senso umoristico. Sono un pilastro come lui che è dritto. Aspetta, ma ha fatto una domanda. Torniamo alla notizia di mercato. Che l'Inter a gennaio vuole provare a prendere un difensore. La cosa curiosa è che avevano individuato, o per adesso provando a anticiparlo, o per la prossima stagione, il difensore dell'Everkusen, Ta. E solamente che sembra che la proprietà voglia fare un profilo più giovane. Ta quanti anni ha, Paolo? È del 96. Ok, 96, quindi 28 anni. Okay. E sai che Octri, anche nella scelta di Palacios dietro così, aveva bocciato Hermoso, per esempio. E l'Inter sta seguendo, non unica, ci sono anche altri club, Nicolò Bertola, difensore dello Spezia, classe 2003. E è molto seguito da tanti club. E c'è un'altra cosa sull'Inter, questa in prospettiva eventuale dell'estate.
Ausilio sta facendo seguire e seguendo con molto interesse Santiago Castro del Bologna, l'attaccante argentino del 2004. Questa cosa mi fa pensare comunque, sempre in un'ottica di ringiovanimento, all'Inter tu hai Thuram che ha una clausola rescissoria, cioè se arriva un club e te lo paga 80 milioni più o meno. Quindi è una clausola molto alta. Comunque, è importante come clausola, però per l'Inter sarebbe tutta plusvalenza, visto che è arrivato a parametro zero. E attenzione quest'estate, perché secondo me in Francia avevano già scritto che interessava il Paris Saint-Germain, è un giocatore con caratteristiche da premere, quindi anche questa cosa di Castro l'Inter lo sta seguendo, ecco, erano questi due gli aggiornamenti. Beh, quindi un difensore e un attaccante, ma l'attaccante sarebbe però per la prossima estate, stagione. In estate il difensore provare magari a metterlo subito. Beh, in effetti l'Inter comunque ha un po' questo problema, no? In fase difensiva, ha giocatori come Acerbi, De Frey, comunque non giovani, e la proprietà soprattutto spinge molto per abbassare la media, l'età media. Sono riuscito a farcela nonostante Belcarossi. Ha visto come ti ha ascoltato in religioso silenzio, dopo che abbiamo... Non so, confessionale. No, fantasista. Allora, il tuo lavoro lo sai fare bene, ma guarda, non partirmi... 15 vabbè, minuti. Ma se lì mi fa una domanda devo parlare, allora io il conduttore. Pensavo l'avvocato. L'avvocato stava rispondendo. No, perché ti spiego. Questo cortocircuito. No, ti spiego, io con la coda dell'occhio parlavo e vedevo. Tu mi hai fatto la domanda, ho iniziato a rispondere. Il Becca che si è messo a parlare con l'Avia. Poi non domanda, contento. Ascolta, non contento. Si è messo a parlare con te, che mi stavi seguendo e hai dovuto dargli ascolto. Quindi la stessa domanda che aveva fatto all'Avia, sì, questo è il retroscena. Va bene. Ma quindi assolvi me che non sono entrato. No, tu non ci trovi nulla, ma solo perché sei lontano, se no ci lo chiedi anche a te. Sicuro. Roma-Inter, come la vedi, Becca? Televisione? A no, parte questo. Vabbè, oramai è zeling totale, vabbè. No, l'avevo... sulla carta credo che sia tutte le possibilità di portare a casa i tre punti, però sai, quando a Roma è un ambiente particolare, cioè anche se ti sembrano in difficoltà ti trovano la gara, quindi non è da sottovalutare, però credo che sicuramente possiamo fare risultato pieno. Questo, cioè, poi succede come a derby che hanno beccato una serata. Certo. Ecco una cosa che voglio aggiungere, secondo me, che quest'anno la differenza la farà, al di là dei valori dei giocatori, dei allenatori bravissimi, preparati, a livello psicologico, perché giocando spesso volentieri ogni tre giorni bisogna allenare la capoccia. Ti devi ricaricare continuamente, la capoccia, no? Perché il giocatore di calcio non è come noi che siamo qua a parlare, possiamo schiacciare un pulsante e andiamo. Visto, parlo quando schiaccia va... Io vado. Invece il giocatore di calcio non sai mai come sei, stai bene, però se capisci che non è una buonissima serata non puoi più schiacciare il tasto e ti rimetti. Quindi è molto importante. Sì, in verità gli aveva chiesto come vedeva Roma-Inter. No, me l'ha detto, mi ha risposto, però adesso qui sei stato tu che non sei stato attento. È stato tu che ti eri deconcentrato. Perché lui ha risposto. Adesso abbiamo tutte le possibilità per fare il risultato. Ha allargato il tema. Ha dato una risposta completa ed esaustiva. Ah, ok. Mi è piaciuta la risposta. Lui c'ha cedino. Lui lavora di notte con gli scami perché pensa che i dirigenti si curano più. No, ma figo, di notte dormo. Ma figo. Lui lo togli dal binario lì, non è fantasioso, lui è professionale, no. Quindi... È un mediano. Una vita da mediano. È un mediano, non è un fantasista. Ma ci hanno scritto anche una canzone, quindi che poi... A lui? No. Al tuo amico, Uriali, Lele Uriali, ovviamente protagonista di quella canzone. Ma l'ho sentito ultimamente. Che ti ha detto? Parlo in napoletano. Sì, vabbè, però c'è adesso di Conte, ormai... No, però sai che c'era un po', lui non... Non sa mai, invece Napoli ha detto no, lì bisogna andare perché bisogna ripartire, quindi era molto euforico. Insomma, i risultati per adesso gli stanno dando sicuramente ragione. Ma tutte queste ragione. Cose che ci racconti, Becca, ci sono nel tuo libro che non mi hai regalato? Compralo! Almeno voglio autografarlo. Stavamo andando bene, ho fatto una scelta, non ho regalato niente a nessuno perché mi tocca pagarli pure. Quindi l'invito è vai e compratelo. Se anche se vuoi lo compri. No, ho fatto una scelta di muovermi sul territorio e non fare come fai te o Paolo che
sono uscito con questo. Sono è vero, con... non l'hai mai portato, no, è vero. Non mai... Siamo arrivati alla sigla. Abbiamo già finito. Hai visto, finisce prima il giovedì 23.30, poi da domani ovviamente si riparte. Network e Calcio Show a partire dalle 20.30, noi ci dobbiamo fermare. Allora, grazie e buonanotte. Aspetta che c'è un appello da fare, Marcellino mio. Sai che c'hai gli occhiali, sembrano due lampioni da piazzale Lotto là. Ma a me piacciono. Un po' più piccoli. Ciao. Marcello, buonanotte, grazie. Aspetto il tuo libro, voglio il tuo libro autografato. Marcello Chirico, grazie Marcello. Massimiliano Lavia, grazie Max, buonanotte. Buonanotte a tutti. Paolo Bargigia. Ciao, buonanotte. Fabio Verga. Buonanotte nonostante Balotelli. A voi che ci avete seguito ci rivediamo domani, puntualissimi alle 13 il TG Sport e poi alle 20.30 Netflix Calcio Show. Buonanotte. Paolo.